le donne mi lasciano. Eccoci, eccoci, che siamo a pochi minuti dalla fine. Abbiamo un collegamento con il professor Crepé, con Alessio Lo Monaco, che rappresenta un po' i ragazzi di oggi. Abbiamo qui Francesca Giovannetti e la mitica Raffaella Longobardi. Allora, professore, pochi minuti, potrebbe fornirci un piccolo decalogo per i genitori, per i padri e le madri? Ci insulta tutti. Queste cose siano, come ho detto prima, semplici. Non la sentiamo, se può avvicinarsi al microfono, la sentiamo lontano. Sentite? Ora sì. Sì, ora sì. Dicendo che le cose sono molto più semplici di quelle che noi pensiamo. Diciamo, noi siamo diventati un po' barocchi. Bisogna semplificare. La cosa essenziale, l'esempio. L'esempio è fondamentale. Se un papà ha passione, a passione perché, non so, perché sa mettere a posto le biciclette. È qualche cosa che si tramanda, non la bicicletta, la passione. E quindi un figlio, una ragazza, avranno passione per qualcosa. Ma se un papà sta sul divano a grattarsi la panza, è chiaro che non trasmette niente, no? Certo. E quindi questa che cosa deve fare? Fare. Cucina. Fai qualcosa, fai degli spaghetti pazzeschi. Di cosa si devono occupare i genitori? Della crisi sentimentale del figlio o della figlia? No. Ce ne può fregare di meno. Non è di vostra competenza. Anche prima dicevate sta cosa delle chat. Ma se abbiamo inventato una cosa pornografica, che sono i registri digitali, vuol dire che una mamma e un papà in diretta live viene a sapere cosa fa la figlia e il figlio. Ma io voglio trasgredire da ragazzo, disgustoso, che la mamma lo sappia. Voglio stare a vedere se Monica mi guarda o no. Cosa c'entra la mamma? Mio Dio, è una c'ha ragione, prof. Mamma mia. Ma si può dei registri digitali? Si può dire no? Assurdo, sì, veramente. Bisognerebbe abolirli, però. Chi li ha inventati? Un incubo. Anche andare male all'interrogazione un diritto universale della gioventù. Se no non si cresce, ragazzi, non si cresce, ha ragione il prof. Il registro è un strumento ortopedico. Io ce l'ho il registro elettronico, ma non lo guardo, nel senso che poi alla fine è tutte le, in qualsiasi scuola ormai è obbligatorio, però io non lo guardo, non ho bisogno di andare a vedere il voto, anzi mia figlia mi prende sempre in giro perché io ho finito il ciclo della terza media di mia figlia maggiore, sono andata alla cena di classe con tutti i professori e 5 professori non li avevo mai visti, ho detto piacere, sono la mamma di Alice alla fine del ciclo della terza media, perché ho sempre detto se c'è un problema mi chiamano, se non c'è un problema faccio il mio lavoro e tu il tuo, quindi vuol dire che sei stata tu brava, che hai concluso il tuo percorso, quindi poi è vero che queste cose sono un po' agghiaccianti, ecco il registro, però io non lo guardo e fine, nel senso poi c'è il genitore che torna a casa e la prima cosa che fa è guardare cosa ha fatto il figlio, il voto, come mai hai preso questo. Io chiedo a mia figlia, come è andata l'interrogazione, sei soddisfatta? Sì, no, fine, poi il voto è indicativo. Il telefonico ti insegue. Anche se uno non vuole, se lei non vuole, lei sta facendo la chiesa al mercato, arriva questa non ce l'ho, la notifica io non ce l'ho, ancora non me l'hanno data per fortuna, ancora devo andare con la password. Direte poi delle notifiche. Professore, ma potremmo avere il piacere di averla in futuro a studio qui da noi? Sì, volentieri. Lasciatemi il libro che sto scrivendo. Ma che sta scrivendo? Su che cosa? Su questo. Bello. E quando sarà pronto? Esce a giugno. Ah,
bene. Vabbè, dobbiamo aspettare fino a giugno, professore. Dai, 2 ore se le può ritagliare un sabato. È che faccio anche il tipografo. Io la ringrazio davvero, la ringraziamo per aver partecipato oggi con noi. Abbiamo tantissimi messaggi e sono d'accordo con il ho tantissimo ragione il professore Maria Gabriella di Roma e Angelo. E poi tanti, ce n'è un messaggio lunghissimo arrivato che non sì, lettera di Fabio che sarà una professoressa. Parla del figlio, ma è lunghissima. E poi c'è quest'altro: a mio nipote ho detto meno male che ti annoi, così capisci quando ti diverti, ecco, Patrizia. Vedi. Questo è giusto per leggerne qualcuno. Professore, grazie di cuore, davvero. E Alessio, invece mi fa piacere poterti riavere qualche volta in trasmissione, perché la voce dei ragazzi, magari, come ti ho detto ieri, per noi è fondamentale. Quindi magari ci sentiamo calma uno di questi giorni, va bene? Con molto molto piacere, sono stato benissimo e vi ringrazio per l'opportunità che mi state dando di poter dire la mia e portare la mia esperienza, giusta o sbagliata che sia. Senti, tra l'altro volevo dire questo, che ho letto, andando su Facebook prima ieri di messaggiati, ho letto questa frase che tu hai scritto: faccio cose che odio fare come se le amassi, e questa si chiama disciplina. Senza disciplina, alla minima battaglia ti arrendi. Questo è bellissimo, perciò ti ho detto sei un grande. Carino. Grazie mille. Però ho visto dove lavoravi da ragazzo, tu sei un avanzo di balera. Un avanzo di balera, sì, ma io ho fatto di tutto, ho lavorato come nei forni la notte per portare il pane. Ma cosa fai da diaco, scusami se te lo chiedo? Io faccio parte della generazione Z come opinionista e concorrente, quindi diciamo che porto anche, come qui, la mia esperienza, le mie opinioni. Ti diverti? E da morire, io lo ringrazierò per il resto della mia vita. Salutami Pierluigi, che è un grande. Grazie mille, riferirò. Grazie. Un grande bacio, ti salutiamo che siamo in chiusura. Ciao. Allora, Francesca, eccomi. Giovannetti, sì. Tu adesso sei a Roma oggi e domani, al Teatro Parioli, poi tournée, si riparte, andiamo quella prossima settimana, abbiamo Assisi, Osimo, Senigallia, e poi partiamo per la Sicilia, una bellissima tournée, Palermo, Messina. Mi dici un attimo come si chiama la... Lo spettacolo si chiama Quasi Amici, con Massimo Ghini e Paolo Ruffini, un adattamento dal film francese di Alberto Ferrari, che ha curato anche la regia, un bel cast di attori, quindi siamo contenti, è un spettacolo molto carino, molto bello secondo me. Bello ragazzi, domani quindi lascia Roma, sì. Chi vuole stasera possiamo fare un po' di nota alla nota, facciamo nota alla nota. Certo. Adesso Raffaella le prenderà un colpo, no. Lei che spetta di costume eccetera, no. Che sente sto valzer, devo... il valzer, non lo facciamo il valzer. No, andiamo allora, va bene. Grazie Sonia. 06 88 33 033. Alberto farà 3 note. Ne faccio 4 oggi. 4 note, sì, e si vincono i biglietti per andare domani mi diranno. per domani, sì, per domani. La pomeridiana di domani, alle 17 di domani, sì. Perfetto. Bello. Allora, Quasi Amici al Teatro Parioli di Roma, 06 88 33 033. Chi indovina le note vincerà 2 biglietti. Sono 4, vado, questo è il basso, questa è la tonalità. Io lo so, sì, lo vedremo. Dire. Che bravo. Dovete azzeccare. Io sono proprio. Dovete indovinato. Sta chiamando, sono stato bravo. Perché ma il titolo lo ricordi? Il titolo della canzone, hai capito? Ma il titolo qual è? Ma stai in crisi, Raffaella Longobardi, perché ci ho indovinato. Ma questa canzone sotto mi ha incasinata. Bella scusa. La 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 la. Aggiungo, vado. Vado, messo la quinta. Ma come nota. Si chiama però? Che è l'esecutivo? Eh? Guarda che a teatro non ci vai tanto.
la canzone qual è? La 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 la. Io ancora non ci sono arrivata, ve lo dico, ve lo confesso. Io ci sono proprio il titolo. Nulla. Ci hanno azzeccato! Sì, è arrivato l'ascoltatore. Andrea, l'ascoltatore. Io ti darò. No. Siamo insieme e ci sarà un bravo. Aspetta Andrea, aspetta, rispetta le regole. Andrea, devi cantarle in francese, però non come forza. Se stiamo insieme ci sarà. Perché? E vorrei scoprirlo stasera. Se stiamo. Ah, bello. Bravo Andrea, bravo. Fortunatissimo. Bravo Andrea. Allora ci vediamo domani in teatro. Vieni a salutarmi alla fine dello spettacolo. Va bene, volentieri. Allora vai domani. Hai vinto due biglietti per il teatro Parioli, Quasi Amici, sì? Con grazie. Francesca Giovannetti. Poi chi c'è? Massimo Ghini, Paolo Ruffini, Claudia Campolongo, Leonardo Ghini, il figlio di Massimo, e poi ci sono Diego Misasi, Alessandra Barbonetti, basta. E Gianmarco Trulli. Cassa, complimenti. Vai a trovare Francesca a nome gli porti i saluti di Radio, capito? Come no? Bravo. Senti, siccome siamo in tre che c'è mio figlio, un biglietto lo posso fare là? Oddio, sì, penso di sì, insomma. Sicuramente lo troverai, dai, adesso va cerchiamo bene. Di capire. Vediamo allora, come fare. Ti chiameranno dal teatro per i biglietti. Va bene. Andrea. Dal teatro, il numero lo sapete a posto. L'hai lasciato, quindi va bene. Senti, l'unica cosa che voglio sapere, tu ci ascolti tutti sabato oppure è una casualità oggi? No, io quando posso li ascolto tutti i sabati, anche perché Alberto Bravanti fa sempre il maestro Califano, che a me piace tanto, io ero un vecchio fan. Grazie, mi fa tanto piacere. Albi. Bene. Lo ascolto volentieri. Grazie. Perfetto, cara. Ciao Andrea, buon teatro. Ciao. E un abbraccio, grazie. Un abbraccio, grazie a te. Ciao. Ciao, ciao. Ebbene, allora, e niente, siamo in chiusura. Senti, le repliche, come sempre, stasera. Allora, questa sera ore 20 sia radio che televisione, domani mattina ore 10 televisione, domani sera ore 20 televisione e radio, insomma, non ne potete uscire, ci dovete sentire per forza. In qualche maniera. Anche prima di andare a teatro, esatto, capito? Esatto. Ma un grazie di cuore, un grazie di... Come no, lasciala che è bellissimo, ci piace tanto. Un grazie di cuore a Raffaella Longobardi. Di Raffi, la prossima volta che torni ci vuoi parlare dei reali, perché qua pare c'è un sacco di novità, perché sembra che Andrea pure se ne va negli Stati Uniti. Un sacco di novità, ci stiamo preparando all'incoronazione il 6 maggio di re Carlo III, ci sono un sacco di gossip, insomma, poi vengo. Ma è vero che Andrea se ne va, lascia l'Inghilterra e va negli Stati Uniti? Adesso devo prima verificare un po' di cose, perché sai che io ti do sempre notizie vere. È vero E quindi lei è esperta di reale, capito? Quindi favola. Mannaggia. Allora, Francesca, spero che non sia l'unica volta. No, tornerò con piacere. Allora, quando finisco rientri dalla tournée d'aprile, sì? Mi chiami tu? Assolutamente sì. Ce l'ho il numero di telefono, ti mando il mio. Va benissimo. Va bene. Ti chiamo subito. Con grande piacere. Grazie. Parliamo anche di mio. Anche altre cose, carino, public speaking. E come conquistare un uomo o una donna con una con un'impostazione. Una bella voce. Francesca ha una voce pazzesca. Ci dai, penso io. Adesso guarda come parla, fantastico. Grazie mille, bella. Allora, ciao a tutti, baci. Questa è... Vuoi sapere dove sto stasera? Stasera e domani a pranzo al Puffetto a Testaccio. Che meraviglia. Uno spettacolo si chiama La canzone romana nel cinema, insieme a Nadia Natali. Anche domani a pranzo stai lì? Sì, ma che bello. Va benissimo, ragazzi. Buona fine settimana, ci vediamo sabato prossimo. Un grazie a Simone, un grazie a Valerio, un grazie a Prisca, ciao, un grazie a Chiara da Milano. Ciao a tutti. Baci.